Miei valorosi soldati di Hyrule, sul nostro regno incombe una minaccia di gravità senza precedenti. Gli anni sono trascorsi velocemente da quando fu predetto il ritorno della calamità Ganon. Nel frattempo siamo riusciti a ritrovare i colossi sacri e a studiare le antiche reliquie. Tuttavia, non possiamo dire di essere pronti. Innumerevoli mostri hanno invaso le nostre terre come mai prima d'ora. E i nemici stanno per mettere le mani anche sul castello di Hyrule. Innanzitutto, eliminiamo i mostri che imperversano nella pianura. Sarà il primo passo per difenderci dalla nuova minaccia della calamità. Coraggio, miei valorosi soldati! Andate all'attacco! Misterioso guardiano e una misteriosa torre. Per quanto mi sprema le meningi, non riesco a venirne a capo. Ma perché scappi? Ehi, torna qui! Tutti voi avete fatto un lavoro davvero encomiabile. Sì, maestà! Che meraviglia! Anche tu sei tornata sana e salva. Sì, principessa. E Pruna mi ha consegnato la tavoletta Sheikah. Principessa! Sulla tavoletta Sheikah appare un messaggio del guardiano che narra del suo viaggio attraverso il tempo. È giunto da un futuro lontano, sconvolto dalla calamità, con lo scopo di salvare la principessa Zelda.
Impa propone di chiedere a Pruna e Roveli, studiosi di antiche reliquie, di analizzare il guardiano e la torre emersa misteriosamente dal terreno. Il re di Irule approva la sua proposta. Zelda, desiderosa di saperne di più sul misterioso guardiano, parte insieme a Impa e scortata da Link alla volta del centro di ricerca, dove Pruna li attende. Tuttavia... Seguo così. Allora, mi dici chi sei o no? La cosa migliore è portarlo al laboratorio per farlo analizzare da Roveli. Avete ragione, Vostra Altezza. Ma come? Adesso ci si mettono anche i mostri. Percepisco un'energia antichissima, frutto di una tecnologia a me sconosciuta. In altre parole, si tratta di un tipo di guardiano completamente nuovo. A New Guardian! La facoltà di amplificare il potere degli antichi artefatti come la tavoletta Shaker non è che una parte di questa tecnologia. Ah, ecco perché siamo riusciti a usare la tavoletta. Inoltre, dal suo interno ho potuto tirar fuori information per noi davvero inimmaginabili. Ciao! Click! Ho provato a estrarre alcune immagini dalla memoria di questo guardiano. Ma questo è... Già, credo che non ci siano dubbi. È il castello di Irule subito dopo il ritorno della calamità. Siamo riusciti a estrarre informazioni dalla sua memoria, ma la gran parte era danneggiata. Comunque, se continuiamo così, analizzandolo troveremo qualcos'altro. Allora questo sarà il destino che attende Irule quando tornerà la calamità. Se accadrà davvero, niente potrà salvare il nostro regno. Le contromisure che abbiamo adottato finora può darsi che non basteranno. Se non dovessi riuscire
a sigillare la calamità. No. Devo fermarla, a tutti i costi. Per sigillare la calamità, Ganon, è indispensabile ottenere la spada che esorcizza il male, il potere del sigillo che langue nella principessa di Hyrule e la forza dei quattro colossi sacri. Ma il bosco dei Korogu, in cui giace la spada leggendaria, è invaso dai mostri. E il potere della principessa Zelda non si è ancora risvegliato. Re Roam, preoccupato per il destino del regno, invia in missione sua figlia per reclutare i piloti dei quattro colossi sacri. Insieme a Link, nominato suo cavaliere per il valore mostrato in battaglia, Zelda visita i quattro piloti prescelti dai rispettivi popoli. Quindi hai intenzione di portarti dietro quella reliquia sconosciuta? Sì. Anche Pruna e Rovely pensano che sia la cosa migliore da fare. Ora stammi bene a sentire. Mi raccomando, non dimenticare il tuo dovere per niente al mondo. Sono stato chiaro? So perfettamente qual è il mio compito. Ce la farò, ve lo prometto. Gli Zora sono un popolo anfibio che vive nel villaggio degli Zora, nelle terre di Ranel. Essi hanno un'aspettativa di vita ben più lunga degli altri popoli del regno. Mipha, la principessa Zora, con la capacità di curare le ferite altrui, è stata scelta proprio grazie a questo potere per pilotare il colosso sacro dell'acqua, Varuta. Zelda e Link si recano al villaggio degli Zora con la speranza di essere ricevuti da Re Dorefan e di poter richiedere l'aiuto di sua figlia, ma... Far guidare a Mipha il colosso sacro. Sì, pensiamo tutti che Mipha sarà in grado di fare grandi cose. Ne è convinto anche Sua Maestà. Tuttavia, un compito importante come il controllo del colosso sacro porta con sé un enorme pericolo. So che il cavaliere che esorcizza il male non è ancora apparso e non siamo pronti ad affrontare la calamità. È vero. Se è così, non posso certo mandare mia figlia in battaglia. Però... Re Dorefan! Ascoltate! Link, sei diventato ancora più alto, sai? Però vedo che non sei cambiato. Questo piccoletto è un guardiano. Che carino. Principessa Mipha! Un'orda di mostri è apparsa al Monte Tuono e minaccia il villaggio degli Zora. E mio padre? Re Dorefan ha preso il comando e sta andando incontro all'orda. Ma... scusate, il principe Sidon non si trova con voi? Mio fratello, perché?
cercare Sidon. Voi proteggete il villaggio. Agli ordini. Preoccupata per te. Eppure io ti ringrazio. Sei stato molto coraggioso, Sidon. Questo attacco nemico ci ha dimostrato che purtroppo siamo impreparati all'arrivo della calamità. Per noi Zora significa che non possiamo più trattare la calamità come se non ci riguardasse. Anche noi, in quanto abitanti del regno di Hyrule, dobbiamo dare il nostro contributo. Mipha, vieni avanti. Sì. Hai il mio permesso di guidare il colosso sacro, così ho deciso. Ti chiedo solo di ritornare dal tuo popolo sana e salva.
I Goron vivono nella città dei Goron, alle pendici del Monte Morte. Un popolo vulcanico formato da giganti con il corpo duro come la roccia. Daruk, un veterano Goron forte e coraggioso che può resistere a qualsiasi attacco grazie al suo potere difensivo, è stato scelto per pilotare il colosso sacro del fuoco, Varudania. Zelda, come emissaria del regno e accompagnata da Link, si reca alla città dei Goron, chiedendo a Daruk di diventare uno dei piloti. Un pregio del grande Daruk è che non rifiuta mai una richiesta d'aiuto. Sarò lieto di collaborare. Però c'è solo un piccolo problema. Eh? Ecco, il nostro caro colosso sacro è in una situazione un po' difficile. Rudania adesso si trova in cima al Monte Morte. Negli ultimi tempi i mostri sono aumentati. E raggiungere il colosso sacro è una vera faticaccia. Ma io lo so. Insieme a voi sarà una scampagnata divertente! Noi veramente... Basta chiacchiere! Mettiamoci in cammino per il Monte Morte! Se è stato improvviso, ce la siamo cavata, eh? Sei stato davvero grande anche tu, Roscia! Per quanto riguarda pilotare Rudania, il grande Daruk non si tirerà indietro. Grazie infinite! Grazie, Daruk! Che di che? Facciamoglielo vedere noi chi comanda quella calamità, Ganon! A proposito, a voi non viene fame dopo aver combattuto? Ho proprio quello che ci vuole. La mia specialità! Un delizioso arrocciosto! Non ti viene l'acquolina? Mangiamolo insieme, Roggia! Oh, Arciroccia! Non ho preparato niente per la principessa!
prossima volta metterò da parte il miglior petto di roccia. Sei davvero gentile. I Rito vivono in un villaggio alla frontiera di Colbacco. Si tratta di un popolo alato, in grado di solcare i cieli e particolarmente abile nell'uso dell'arco. Zelda e Link si mettono in viaggio verso il borgo dei Rito per incontrare Revali, il più celebre e abile guerriero di questo popolo, con l'incarico di convincerlo a pilotare il colosso sacro del vento, Vamedo. Per evitare di incontrare le orde di mostri, il gruppo cerca di attraversare una pianura innevata, ma una tormenta di neve li sorprende lungo il cammino. Dopo aver portato Zelda al sicuro, Link parte per esplorare i dintorni. Quel bamboccio è tornato. Ma finché ci sarò io, non gli permetterò di mettere piede nel borgo dei Rito. Ora capisco cosa è successo. Se non altro, sono contenta che non vi siate fatti del male. Però... il fatto che ci sia un guardiano simile a quel piccoletto mi preoccupa un po', principessa. Già. Se ha davvero qualcosa a che fare con la calamità, dobbiamo correre ai ripari. E ciò significa che se volete pilotare il colosso sacro, avrete bisogno del mio aiuto. Eppure... non riesco a credere che come cavaliere della principessa sia stato scelto questo bamboccio. Ma chi gli prende? A quanto pare, vuole dirti che anche lui proteggerà la principessa. Come un cavaliere. Che? Ma guarda che razza di gruppetto mi è capitato. Il popolo Gerudo vive in una cittadella nelle terre Gerudo.
una stirpe del deserto nobile e valorosa, composta unicamente da donne. Urbosa, la matriarca delle Gerudo, nota per la sua forza eccezionale e la sua capacità di controllare i fulmini, è stata scelta per pilotare il colosso sacro Vanaboris. Urbosa era anche profondamente legata alla defunta regina di Irule. Zelda e Link si recano alla cittadella Gerudo per parlare con Urbosa. Tuttavia, lungo il cammino, accade qualcosa di inatteso. Perché le guerriere Gerudo ci seguono? Non ci resta che chiedere a Urbosa stessa che cosa stia succedendo. Urbosa! Perché, Urbosa? Perché ci stai facendo questo? Rassegnati, è giunta la tua ora. Sono tornata il prima possibile. Ma non pensavo di trovare una situazione del genere. Urbosa. Allora stai bene, principessina? Sì. Maledetti! Ve la farò pagare cara! Visto che ci siamo! Lascerò fare ai miei giovanotti! Queste pulci! Maestro Kog! Sopa! Ma quanto ci hai messo? Stavo per scagliare! Chiedo perdono, non succederà più. Ma ora è meglio ritirarci. Non ci sfuggirete! Mi dispiace avervi fatti venire fin qui. In questo momento la cittadella è nel caos. Non fa niente, tranquilla. Non preoccuparti. Conoscete anche voi il clan degli Iga, vero ragazzi? Un ramo della stirpe Sheikah che trama il ritorno della calamità Ganon. Quei maledetti hanno messo le loro zampe anche sul Canyon Gerudo.
Io non ho intenzione di stare a guardare senza fare niente. Perciò accetto il ruolo di pilota del Colosso Sacro. E poi, visto che me lo stai chiedendo tu, non posso proprio rifiutare. Grazie di cuore, Urbosa. Anche io, come principessa di Hyrule, farò tutto il possibile. Principessina. Sappi che se dovessi avere bisogno del mio aiuto, non devi fare altro che dirmelo. Stai dicendo che sei scappato a gambe levate? Se quelli non avessero rovinato tutto! Ma tanto, sapevo già che voi due non avreste concluso niente. Pazienza. Forza. Mostrami il futuro. Oh. Questo è proprio il futuro che voglio. Non permetterò a nessuno di cambiarlo. I quattro colossi sacri e i loro piloti sono finalmente riuniti. Grazie anche al benevolo sostegno del guardiano che viaggia nel tempo, i piloti si allenano alacremente e il piano per sconfiggere i nemici di Hyrule comincia così a prendere forma. Zelda si dedica instancabilmente alla calibrazione dei colossi sacri e allo studio delle reliquie, ma purtroppo il potere del sigillo che alberga dentro di lei non sembra dare alcun segno di volersi risvegliare. Però non è giusto. Nemmeno una parola gentile da parte sua. No. Dopotutto è naturale che mio padre sia contrariato. Ma, Vostra Altezza... Per adesso dobbiamo solo fare tutto il possibile. Informa Mipha e Daruk che partiremo domani mattina, per favore. Volete recarvi dove si trovano i colossi sacri? Agli ordini. Ehi, ciao! Mio padre pensa che non riesco a risvegliare il potere. Perché non mi alleno abbastanza. Credi che mi sgriderà di nuovo se andrò dai colossi sacri? Link! Non abbiamo ancora finito con la regolazione dei colossi sacri. Se vogliamo sfruttare il loro potere al massimo, dobbiamo migliorare la compatibilità con i piloti. Ci sono ancora tante cose che non sappiamo. Scusa, Daruk, ho un favore da chiederti. Ti va se ci alleniamo insieme la prossima volta? Sai, devo diventare più forte se voglio essere pronta quando ci sarà bisogno di me. Ma certo! Sarà un vero piacere! Comunque... resta il fatto che quel cavaliere con la spada che esorcizza il male ancora non si è visto. Già!
Secondo me, però, si tratta di Link. E voi chi sareste? È giunto il momento di eliminarvi una volta per tutte. Non sempre le cose vanno come vogliamo. Non è così facile cambiare il futuro. Uomini, ritiriamoci! Link! Senti... Il re di Hyrule assegna la prima missione ai piloti dei Colossi Sacri per cercare il cavaliere in grado di brandire la spada che esorcizza il male necessaria per annientare la calamità. Prima di tutto bisogna liberare il bosco dei Korogu in cui giace la spada. Alla missione prendono parte non solo i quattro piloti, ma anche Zelda, in grado di calibrare i colossi sacri, e Link, il cavaliere personale, sempre al fianco della principessa. Questo compito vitale è stato affidato a me dal re di Hyrule in persona. È un grandissimo onore e lo assolverò con tutte le mie forze. A dire il vero, è un'altra la cosa che non riesco a spiegarmi. Chi ha deciso che deve essere Link a guidare questa importante missione? Che ti importa chi è il capo? Diamoci da fare tutti insieme. Sì, ma il fulcro del nostro piano è il mio colosso sacro, dico bene. Che roba. È proprio da non credere. Beh, vorrà dire che se la missione fallisce per colpa tua, la tua reputazione di cavaliere della principessa sarà rovinata per sempre. Re Vale, hai deciso di torturarci ancora a lungo con i tuoi piagnistei. E va bene. Allora, è giunto il momento di lasciarvi a bocca aperta. Ammirate il potere del colosso Vamedo!
Andiamo! Vi aspetto. Però, che nebbia fitta! Ehi, ma sapete o no dove stiamo andando? Scommetto che finiremo per perderci. Magari conoscessimo qualcuno con le ali per guidarci dall'alto. Tanto con questa nebbia non vedrei niente nemmeno da sopra. Che roba! Smettila di dire sciocchezze! Perdersi è l'ultimo dei problemi. Il guaio è che così non possiamo vedere chi ci attacca. Sì, potrebbe succedere qualsiasi cosa. Dobbiamo tenerci pronti. Roccia, e questo da dove spuca? Ma tu? Tu chi sei? Io sono il musicista del bosco dei Koroku, Castanne! I Koroku! Ma è fantastico! Perché non ci fai strada, Sassetto? Pucciolo! Anch'io vorrei tanto tornarmene a casetta! Ma il bosco è pieno di brutti mostri e non so come fare. Certo che se facessi meno rumore, forse i mostri non si accorgerebbero di te. Sì, beh, non perdiamo 5 squille. Abbiamo una missione da compiere nel bosco, quindi ci occuperemo noi dei mostri. Davvero? Che bello, bellissimo! Allora seguitemi! Hmm.
Ma che... Grande albero Deku! Non è niente. La spada che hai in mano è la chiave per sconfiggere la calamità, per esorcizzare il male. Ragazzo, tu sei stato scelto dalla spada e hai ottenuto il potere di annientare la calamità. Sacerdotessa reale di Hyrule, non devi avere fretta. Un giorno si aprirà la strada per te. Sì. Chiedo venia, ma adesso, se permettete, ho bisogno di riposare un po'. Siete pronti a superare qualsiasi ostacolo che il destino vi presenterà. Un nuovo futuro attende il regno di Hyrule. Con la rivelazione del cavaliere che esorcizza il male, il popolo di Hyrule ritrova nuova speranza. Ma Zelda si sente inquieta e trepidante. Nonostante tutto il tempo dedicato alle ricerche, i suoi timori non si sono ancora dissipati. Un giorno Zelda si unisce ai piloti in una spedizione per analizzare delle reliquie. Non avendo ottenuto alcun risultato, il gruppo si prepara a tornare al castello di Hyrule, quando... fare. Se non riesco a risvegliare il potere dentro di me. Questa melodia. Link è diventato ancora più forte. E io scommetto che tu, invece, ti senti inadeguata alla situazione.
Ultimamente appaiono sempre più mostri. Significa che la calamità si sta avvicinando. Ormai ci resta poco tempo. Eppure, il mio potere non vuole risvegliarsi. Principessina. Sbagli a paragonarti a lui. L'impazienza è una cattiva consigliera. Ha fatto un fumo fino al cielo. Non vedi? Link non è affatto cambiato da quando ha preso in mano quella spada. Sono sicura che in fondo il suo unico obiettivo è dare il meglio di sé in qualsiasi situazione. Buono, Manda giù! E in questo voi due vi somigliate tanto. Anche tu hai sempre cercato di dare il massimo. Sì, però è solo che... Non hai sentito l'albero d'Eco? Ha detto non devi avere fretta. Stai tranquilla. Non stai sbagliando proprio niente. Abbi fiducia in te stessa. Grazie, Urbosa. I quattro piloti dei Colossi Sacri e il cavaliere in grado di sconfiggere la calamità. Re Roam raduna questi cinque eroi e conferisce loro il titolo di campioni. Il popolo festeggia e le celebrazioni si concludono senza intoppi. Per un breve momento, i campioni possono concedersi uno spiraglio di spensieratezza. Con questo, direi che siamo finalmente pronti ad affrontare la calamità. Non dubitate, principessa. Insieme ai quattro campioni e al cavaliere che esorcizza il male, ce la faremo. Dai! Smettila di darci fastidio. Al contrario di te, la principessa ha un sacco di cose da fare. Anche tu! Se ci tieni davvero a lei, cerca di... dimostrarlo comportandoti bene! Ehi, per favore, non bisticciate, Impa. Piccolo guardiano impertinente. Te ne approfitti perché sai che la principessa è buona. Daruk, senti. Ti ricordi quello che ti avevo chiesto? Ah, volevi allenarti con me, vero? Certo, quando vuoi. Grazie mille, perché io voglio diventare più forte. Voglio diventare più forte per lui. Cioè... Io non ho detto niente. Stammi lontano. Io non c'entro niente. Andate a dar fastidio a qualcun altro. Fermo! Torna subito qui! Ehi, basta! Roba da matti. Mentre i quattro piloti si allenano a controllare i loro colossi sacri, Pruna, alla guida di una spedizione di studiosi di antiche reliquie, corre ad analizzare la misteriosa torre apparsa improvvisamente alla piana di Irune. L'incredibile scoperta rivela che questa torre non è l'unica del suo genere, ma è solo una delle tante torri Sheik sotterrate in ogni angolo del regno. La loro emersione sembra essere controllata da un dispositivo situato all'interno del castello di Irune. Il gruppo scopre che per attivare il dispositivo è necessario registrare la tavoletta Sheik presso una delle torri Sheik. Zelda decide di partire insieme a Pruna e ai campioni per andare a studiare le torri. Ancora con quelle reliquie? Oh. Padre! Pensi di avere tempo da sprecare con queste sciocche futilità?
Ecco, io non... Questa che vedete è una reliquia che trovai tanti anni fa mentre passeggiavo con la mamma. Me lo ricordo bene. Io e la mamma abbiamo subito pensato che nascondesse qualche potere misterioso e speciale. Ma in tutto questo tempo non sono riuscita a scoprire niente. Ecco, padre, se noi svegliamo il mistero dietro a queste reliquie, potremmo combattere la calamità. Non è questo il compito che ti è stato assegnato. Non voglio certo trascurare le mie esercitazioni, ma voglio soltanto cercare di fare al massimo tutto quello che è in mio potere. Tuttavia, a me pare che tu stia facendo il contrario. Per questa volta lasciamo correre. Ma spero di essermi spiegato. Se riuscissero a riparare quell'affare Sheikah, che succederebbe? Eh? Potrebbero scoprire istantaneamente la nostra posizione e addirittura le nostre intenzioni. Certo, se scoprono dove siamo è un bel pasticcio. So già cosa fare. Ma ho bisogno che vi diate da fare anche voi altri. Ehi, Supa! Guarda che la volontà del grande gallo. Perdono. Questo guardiano ospita la calamità gallo. Con lui al nostro fianco avremo il mondo intero sul palmo della mano. Eppure non possiamo sapere se il potere della calamità Ganon può davvero essere controllato così facilmente. Dopo aver attivato la torre della piana, Link e gli altri partono per ripristinare le torri Sheikah apparse in ogni angolo del reame, seguendo le direttive di Pruna. Tuttavia, nel frattempo il nemico non è rimasto con le mani in mano. Quando Link e gli altri raggiungono l'ultima delle torri da visitare, la torre di Akkala, vengono colti di sorpresa da un'imboscata del clan Iga. Mm.
Da qui si gode veramente un panorama meraviglioso. Pruna, per caso hai scoperto qualcosa? Ma certo. Stando alle mie analisi, la torre si collega con la tavoletta Sheikah e poi... Scusa, Pruna? Principessa Zelda, in queste torri si trova un potere davvero straordinario. Lo scopo originario delle torri Sheikah è quello di percepire il ritorno della calamità e, grazie ai terminali, di condividere informazioni sui dintorni con la tavoletta Sheikah. Quindi ci permettono di scoprire la topografia di Hyrule e i movimenti dei mostri in un click. In altre parole, potremmo osservare i movimenti nemici e pianificare una strategia. Esatto! Ma basta con le spiegazioni. Forse facciamo prima provare. Ora che tutte le torri Sheikah sono state ripristinate, la principessa Zelda e i suoi compagni hanno accesso in tempo reale a informazioni dettagliate dalle torri di tutta Hyrule attraverso la tavoletta Sheikah. Utilizzando questa enorme quantità di dati, Pruna si mette subito al lavoro e riesce a localizzare i mostri e il covo degli Iga. Sperando di poter prevenire un potenziale attacco al castello di Hyrule, Urbosa parte per una missione al fine di individuare e distruggere il nemico a bordo del colosso sacro Vanabonis. Che pretese! Attivare su due piedi il colosso sacro non è impresa facile. Però... ci voleva proprio un bell'allenamento. Il lavoro di Pruna dà buoni risultati e la missione di Urbosa va a buon fine. Zelda e i suoi compagni sono testimoni del potere delle torri Sheikah. Grazie alla missione di Vanabonis, i nostri eroi si aprono un varco verso il covo degli Iga. Forti dei loro successi, partono impavidi all'attacco. Volete sapere perché? Perché le vostre vite finiscono qui. Ecco perché. Sorpresa! Gobla! E se pensi
penso alla vostra fine, mi sollazzo e mi passa il malumore. Oggi, proprio qui, il capo dell'Iga, l'illustre maestro Koga, vi eliminerà tutti in un colpo solo! Eccoti qua! Ci hai messo proprio nei guai con le tue baggianate! Non posso certo ignorare questo errore. Infatti, mio caro veggente, è tutto scritto nel destino, anche questa sconfitta. Ma se proprio volete insistere a tagliare i ponti con me, sappiate che ciò significa inimicarsi la calamità Ganon. Meglio così. Il clan Iga è indispensabile al raggiungimento del nostro grande obiettivo. Per resuscitare il nostro signore, la calamità, dobbiamo continuare a lavorare insieme, dico bene. Allora, queste torri Sheikah sembrano piuttosto utili. Ve l'avevo detto. E inoltre, la cosa importante da non dimenticare... Ma, Bruna, mi hai fatto prendere un colpo! Scusa. Però, devi ammettere che è estremamente interessante. Beh, ancora può trasportare poche persone. Le destinazioni sono limitate, ma se mi date un po' di tempo, penso di riuscire a migliorarla. Per fortuna, ultimamente ho potuto assumere più personale al laboratorio. E adesso dobbiamo solamente darci da fare con le ricerche. Mi hai rincuorata. Con il tuo aiuto, di certo, noi riusciremo. Ecco, contiamo tutti quanti su di te, Pruna. Sicché non v'è alcun dubbio? Sì. Mi stai dicendo che il ritorno della calamità avverrà proprio nel giorno del prossimo compleanno di Zelda? Sì. Almeno così dicono le analisi delle immagini, maestà. Non c'è più tempo, purtroppo. Figlia mia! Partirai immediatamente insieme ai cavalieri alla volta della Fonte del Coraggio. Devi riuscire a risvegliare il tuo potere a qualunque costo, prima del ritorno della calamità. Sì. Grazie ai resoconti lasciati nel Guardiano, Re Rohan viene a sapere che la calamità Ganon tornerà il giorno del 17° compleanno di Zelda e ordina a sua figlia di andare a pregare alla Fonte del Coraggio. Re Rohan, Zelda e tutte le genti che vivono nel regno di Hyrule sentono lo spaventoso rumore dei passi della distruzione che incombe su di loro. Farò tutto ciò che posso, anche se, ora come ora, quello che ho da offrire non è altro che lo zelo di una principessa senza talento. Già, me lo sono ripetuto mille volte. Tuttavia, se non riesco a risvegliare il mio potere,
tutte le ricerche sulle reliquie saranno state inutili. Gli altri stanno facendo ognuno il proprio dovere. E invece... io sono l'unica che non serve a niente, come sempre. Principessa. Sentite! Che ne dite di fare una piccola pausa? Devo dire che... mi è venuta una gran fame! Impa. Mi dispiace. Non c'è tempo. Tutti bene? Per fortuna. È grazie a voi, principessa, che vi siete accorta di quel dispositivo. No. È solo merito vostro e del vostro sostegno. State a sentire, principessa! Che c'è? Adesso basta. Continuate a dire di essere l'unica che non serve a niente. Ma vi sbagliate di grosso. Non lo vedete? Avete appena salvato la vita a tutti. Le vostre ricerche non sono inutili. Assolutamente no, ve l'assicuro. Grazie, Impa. Comunque, ho deciso di combattere fino alla fine per compiere il mio dovere. Perché questa è l'unica cosa che posso fare. Tutte le contromisure preventive contro la calamità sono state impostate. Ma Zelda non ha ancora risvegliato il suo potere del sigillo. Sperando di scongiurare la distruzione del regno, la principessa decide di andare a pregare alla fonte della saggezza. Tuttavia, l'accesso al monte di Ranel, dove si trova la fonte della saggezza, è interdetto a tutti coloro che non hanno ancora compiuto 17 anni. Zelda si prepara a recarvisi nel giorno stesso del suo 17° compleanno. Purtroppo, questo è anche il giorno del ritorno della calamità. Re Roam incita il suo popolo all'evacuazione e incarica i 4 colossi sacri di tenere a bada l'attacco della calamità, resistendo in attesa del ritorno di sua figlia. Oh, oh.
Finally, l'analisi degli ultimi dati memorizzati è finita! Sì, sì, Romeli, bando alle ciance e fammi vedere. Fermi tutti. Sono stato proprio imprudente. Prendila! Fermi! Popoli interi contano su di me e sono in attesa. Questa è la mia ultima opportunità. Non datevi pena, principessa. Alla fonte della saggezza sono certa che andrà tutto bene. Allora io vado. Padre. Qui. La tavoletta scelta. È successo qualcosa a Pruna? Non è possibile. Rudania adesso è in posizione. Eh? Oh, non è possibile. Perché la calamità è già qui? Non lo so, a quanto pare ci siamo fatti cogliere impreparati. Accidenti, le cose si mettono male. Se il castello di Hyrule è caduto nelle mani della calamità... Andate via! Tu sei il cavaliere della principessa di Hyrule. Sono sicuro che sai quello che devi fare. Thank you.
I colossi sacri. Ganon li ha... No. È colpa mia. Per colpa mia. Tutti gli abitanti. I miei amici. E anche mio padre. Perché il mio potere non si risveglia? Tutto quello che ho fatto finora, alla fine, non è servito a niente. Sicura che possiamo ancora farcela. Andiamo. Avendo visto immagini dei colossi sacri caduti per mano della calamità Ganon, i coraggiosi eroi si precipitano dai campioni, sperando che non sia troppo tardi. Nella parte orientale di Hyrule, i colossi sacri Varuta e Varudania si preparano al ritorno della calamità Ganon, ma orde di mostri si radunano già intorno a loro. Link e i suoi compagni cercano di aprirsi un varco tra le fila nemiche per salvare Mipha e Daruk, che li attendono all'interno dei loro colossi sacri. Porterai via di nuovo. Sidon. Ma questo è il mio stesso potere. E tu chi sei? Ecco. L'importante è che sono qui per aiutarti! Ehi!
eccoti finalmente. Concentrato. Hai ragione. Sono venuto per aiutarti. Dovrei essere io a proteggere te. Bravo, così mi piaci. Finalmente. E adesso si ricomincia da capo. Bene. Anche questa è fatta. Ottimo lavoro, Link. Certo, sei mio socio, Roccia. E tu sei Yunobo. Grazie anche a te, Sassetto. Anche se sono il migliore, forse da solo non ce l'avrei fatta. Però non riesco a crederci. Sei davvero tu, Sidon? Certo, sono proprio io. Lo so che non è facile credermi quando dico che vengo dal futuro. Sì, è una storia incredibile. Ma ora ci sono cose più importanti a cui pensare. Principessa, che diamine è successo al castello di Hyrule? Purtroppo... Grazie all'aiuto di Sidon e Yunobo, apparsi improvvisamente nei colossi sacri, Mipha e Daruk riescono finalmente a mettersi in salvo. Ma c'è poco tempo per festeggiare la vittoria, quando scoprono che il castello di Hyrule è caduto in mano al nemico. Mipha e Sidon accorrono alla fortezza di Akkala per dare supporto ai soldati che resistono sul campo. Nel frattempo, Daruk e Yunobo, di nuovo alla guida del colosso sacro Varudania, si preparano ad affrontare i guardiani che attaccano dal castello di Hyrule. Ah!
faccia! Io ho detto che non devi chiamarmi Durante, io no! Ma non so se ci riesco! Dai, andiamo adesso! Dobbiamo proteggere Hyrule! Nelle immagini conservate nella memoria del guardiano che ha viaggiato nel tempo, i nostri eroi vedono i quattro colossi sacri caduti ormai sotto il controllo maligno della calamità Ganon. Queste immagini mostrano anche i colossi sacri Va-Medo e Va-Naboris che si preparano al ritorno della calamità Ganon nella regione occidentale di Hyrule. Grazie alla luce blu che emana da Va-Medo al castello di Hyrule, Zelda e i suoi compagni capiscono che Revali e Urbosa stanno ancora combattendo all'interno dei colossi sacri e così partono senza indugio in loro soccorso. Accidenti! Chi saresti? Grande Urbosa. Per ora vi prego di combattere al mio fianco. Forse io non sono abbastanza forte per aiutarvi. No. Ora so che ce la faremo. Grazie alla tua tenacia. Maestro, a te l'onore! Restituisco il favore! Prendi! Dannazione, non basta ancora! Già, però sembra che il vento abbia finalmente cominciato a girare dalla nostra parte. Ooh.
Allora, prima di tutto devo ringraziarti. Sei stata davvero di grande aiuto. Urbosa! E poi c'è anche... Riju, dico bene? Senza il tuo contributo non ce l'avremmo fatta. Ma io non ho fatto proprio niente. È stato soltanto merito vostro. Beh, ce l'avremmo fatta anche senza di te. Ma lo ammetto, la tua presenza non è bastata. Non conoscevo questo lato del campione. Abbiamo tante cose da dirci, ma... Principessina, dimmi cos'è successo al castello di Hyrule. A dire il vero... Grazie all'aiuto di Teba e Riju, apparsi a bordo dei Colossi Sacri, Link e i suoi compagni riescono a mettere in salvo Revali e Urbosa. Dopo aver ricevuto da Zelda la terribile notizia della caduta del castello di Hyrule, Revali e Teba salgono di nuovo a bordo di Vamedo, pronti ad affrontare con coraggio le orde di guardiani che attaccano dal castello. Il campione dei Rito è ineguagliabile. Ora, se permettete, è giunto il momento di mostrare a tutti il potere del colosso sacro Vamedo! Era come se qualcuno mi stesse chiamando. E mentre seguivo quella voce, ho visto che eri in pericolo, attaccata dai mostri. Ho sentito il bisogno di aiutarti, e all'improvviso mi sono ritrovato dentro Ruta. È stato merito del tuo potere, non è vero? Grazie. Forza! Dobbiamo correre alla fortezza di Akkala. Che ti prende? Dai, andiamo! Che diavolo hai in mente? Ancora non ti è chiaro a sufficienza. Si sono rivelati più tenaci di quanto mi aspettassi. Quindi... mi dispiace, ma... infine, è giunto il momento di chiedere anche a voi di compiere un ultimo sacrificio! Maestro Koga! Mettetevi in salvo! Non passa! Allora... vi proteggerò io, a costo della mia vita! Un sacrificio per la calamità Ganon.
Sarà questo il vostro destino? Terrificante. Inoltre, niente soccorsi all'orizzonte. Mary, sono tutti nella stessa situazione. Infatti, che c'è un barlume di speranza. Il vero ricercatore non si arresta. E poi, sono sicuro che i soccorsi arriveranno con molta probabilità. Signore! Dalle acque ovest! Un colosso! Visto? Che ti avevo detto? I campioni uniscono le forze con i salvatori venuti dal futuro per contrastare l'avanzata dei guardiani e dei mostri. Ma nonostante i loro sforzi, Hyrule si trova ancora al centro di una guerra sanguinosa. I soldati fuggiti dal castello di Hyrule dopo il ritorno della calamità a Ganon cercano riparo nella zona orientale di Hyrule, all'interno dell'impenetrabile fortezza di Akkala. Circondati su ogni lato dai guardiani, continuano a combattere strenuamente. Link e i suoi compagni accorrono in soccorso alla fortezza. Mipha e Sidon, che intanto hanno recuperato il colosso sacro Varuta, vanno avanti cercando di aprirsi un varco tra i nemici per raggiungere la fortezza. Andiamo! Ci pensiamo noi al perimetro! E poi vi raggiungeremo al più presto! Mipha! Andiamo anche noi! Sì! Sei diventato così forte! Sai, sono felice di poter combattere al tuo fianco! Sì, anch'io! Forza! Ora dobbiamo concentrarci sulla battaglia. Tu sei pronto, vero Sidon? Sono prontissimo! Thank you.
Grazie alla collaborazione di Mipha e Sidon, i nostri eroi riescono a raggiungere la fortezza. Poco dopo, incontrano Rovely, che è riuscito a scappare dal laboratorio caduto in mano al clan Iga. Pruna è scappata dal laboratorio insieme a Rovely ed è riuscita a raggiungere la muraglia di Finterra nelle terre di Necluda. Tuttavia, sembra che la muraglia di Finterra non sia scampata all'attacco nemico. Link e gli altri partono dalla fortezza di Akkala per raggiungere la muraglia di Finterra. Ma chi si occuperà di contenere l'incessante attacco dei guardiani nella piana di Hyrule durante questa importante operazione di salvataggio? È un vero e proprio incubo. E noi porremo fine a questo incubo. È questa la nostra missione. Però non avete visto quanti sono? È tutto merito tuo che sei venuta ad aiutarmi. Se sono ancora viva e posso guidare Naboris, siamo una coppia formidabile. Sì, avete ragione. Così mi piace. Bene, si comincia. Dammi la mano. E tieniti stretta. Sì. Che avversari ostinati! Grande Urbosa, ormai siamo qui. Facciamogli vedere cosa sappiamo fare! Sei proprio una Vaigerudo. Mi piace così risoluta. Urbosa e Riju assumono il controllo di Vanna Boris per cercare di bloccare il flusso continuo di guardiani che attaccano dal castello di Hyrule. Nel frattempo, il gruppo di Link è arrivato alla muraglia di Finterra e, sfruttando l'occasione creata da Urbosa, attacca il nemico che circonda la muraglia. Purtroppo anche il vostro destino si conclude qui.
Soldati! Ascoltate, ho qualcosa da dirvi. Adesso che la calamità Ganon è tornata, ci troviamo di fronte a un tremendo pericolo che non abbiamo mai affrontato. Tuttavia, non ci piegheremo. Non dobbiamo disperarci. Combattiamo uniti! Il regno di Hyrule, ai campioni, i colossi sacri e il cavaliere che esorcizza il male. E poi, a voi, tutti voi, valorosi soldati. Vi prego, continuate a fidarvi di me, perché vi prometto che riuscirò a sigillare la calamità una volta per tutte con questo potere! Coraggio! Comincia qui, alla muraglia di Finterra! La battaglia per salvare il nostro regno e il popolo di Hyrule! Dunque, di cosa mi volevi parlare? Chi sei? Eh?
il potere del sigillo di Zelda si è finalmente risvegliato. Perfino il clan Iga, da sempre ostile ai nostri eroi, diventa un loro alleato. Finalmente, il popolo di Hyrule è unito. Proprio quando appare un barlume di speranza, giunge un messaggio urgente. I soldati di Hyrule sopravvissuti sono ora coinvolti in una strenua battaglia sull'altopiano delle origini. Zelda parte subito in loro aiuto. Gli altri stanno ancora lottando. Affrettiamoci! Però, Vostra Altezza, è troppo lontano. Anche partendo adesso... Un attimo di attenzione! Vi porto una bella notizia, miei cari! Guardate un po' laggiù! La torre! Ecco, ho fatto un tentativo. Mi sono collegata da quel terminale laggiù con l'unità di controllo nel castello. E ci sono riuscita alla grande! Ho riattivato tutte le torri Sheikah, evviva! Sì! E ora, corriamo tutti alla torre Sheikah! Alla torre Sheikah? Ebbene sì, mia cara! Ho potenziato la funzione di teletrasporto! L'hai potenziata? Così facilmente! Devo ringraziare la misteriosa e antica tecnologia nascosta in quell'affarino. In parole povere, adesso dovremo riuscire a raggiungere rapidamente qualsiasi torre di Hyrule con tutto l'esercito. Su, andiamo! State bene! Solo grazie a questo. Questo oggetto mi ha salvato la vita. Ritirata! Agli ordini! Il tuo cuore è sempre pronto ad aiutare chi ha bisogno. E questa volta il tuo cuore ha salvato anche me. Forse quello che stava fuggendo dalle responsabilità in verità era proprio il tuo vecchio padre. Perdonami. Padre! Non dite così. In qualsiasi momento siete voi che mi avete amata più di ogni altro. Padre, finora voi avete portato da solo tutto il peso. Ma da oggi lasciate che vi aiuti anche io. Cara Zelda, tu sei il mio orgoglio. No, l'orgoglio di tutta Hyrule.
Grazie al tuo potere, riusciremo a sigillare la calamità. Richiamate subito tutte le truppe rimaste e fatele radunare alla piana di Hyrule. Insieme a Zelda, riprendiamoci il castello di Hyrule! Non c'è niente da temere. Sono sicura che insieme possiamo farcela. È il momento della verità. Link! Attenzione, prego! Adesso non ci resta altro che unire le forze e annientare Ganon. Finalmente per noi è giunto il momento di far vedere a tutti che cosa sappiamo fare. Maestro Revali, vai e facci onore. Forza, miei scagnazzi! Andiamo a vendicarci! La nostra furia sarà inarrestabile, vero, Yunobo? Sì, signore! Mettiamocela tutta! Che meraviglia! Non riesco davvero a credere ai miei occhi. Aspettiamo solo i tuoi ordini, principessina. È la nostra occasione per sconfiggere Ganon definitivamente! Questo è il momento in cui tutti i popoli di Hyrule devono unire le loro forze. Sì, ognuno di noi, da solo, può ottenere solo risultati molto piccoli. Ma se combattiamo uniti in questo modo, noi non possiamo perdere! Ci credo con tutta me stessa! Gli Zora, i Goron, i Rito, le Gerudo e perfino il clan Iga danno manforte ai soldati di Hyrule che combattono faticosamente in tutto il regno. Tutti gli abitanti abili al combattimento si riuniscono nella piana di Hyrule. Guidano l'attacco i quattro campioni a bordo dei colossi sacri, Link che brandisce la spada che esorcizza il male e Zelda con il potere del sigillo completamente risvegliato. Il popolo comincia a marciare verso il castello di Hyrule, guidato da Zelda, sperando di sconfiggere una volta per tutte la calamità Ganon e di riportare la pace nel regno. Di qua!
Ma cosa? Quando la luna si tinge di rosso, il potere di Ganon è più forte che mai. Spiriti del mostro che vagano per il mondo assumono nuovamente le loro sembianze corporee. Siete arrivati fin qui. Maledetti vermi disgustosi! Oh. È identico a... Vi spazzerò via da questo mondo! Così è scritto nel destino! Grazie alla loro perseveranza, Link e gli altri riescono a sconfiggere i mostri riportati in vita dalla Luna Rossa e ad aprirsi il cammino verso il castello di Hyrule. Un'ultima impresa li attende. Quale sarà l'esito della battaglia che attende Link e i suoi compagni e che determinerà il destino di Hyrule? Perché? Il prescelto dalla grande calamità Ganon sono io! Non posso accettarlo! Non posso accettare questo destino! Calamità Ganon, divorali tutti immediatamente! Thank you.
Sola. Padre, no! Non buttatelo via! Il ritorno della calamità è stato già annunciato. Tu sei la principessa di Hyrule e devi pensare solo alle esercitazioni. Non puoi sprecare il tuo tempo con questo stupido giocattolo. Calamità Ganon. Per il bene di Hyrule. Per tutti i feriti e i caduti. E anche per il futuro. Ti distruggerò ora e per sempre!
quante! Andiamo. Poniamo fine a questa battaglia. Ci siamo. È già arrivato il momento. Grande Urbosa, esservi stata d'aiuto è un grande orgoglio per me. Io ti affido le Gerudo del futuro, Regio. Grazie di tutto, Yunobo. Siamo stati insieme per poco, ma mi sono divertito. Sì, anche io. È stato bellissimo combattere insieme a te. È stata un'esperienza memorabile. Ho potuto vedere il vero volto del grande campione. Un giorno ci rincontreremo, non è vero, Sidon? Certo, non devi preoccuparti.
resterò per sempre accanto a te. Vi ringrazio. Non potrò mai dimenticare questo miracolo. Il modo in cui avete combattuto tutti insieme. Ve lo prometto. Non lo dimenticherò mai.
Così è perfetto! O almeno dovrebbe. Ma sei sicuro che sia tutto a posto? Sta fermo lì e non dice proprio niente. Forse abbiamo dimenticato qualcosa. Avete fatto tutto il possibile. Arriveranno anche i risultati. Siete sicuri che non sia soltanto addormentato? Secondo me ha ragione Revali. Dai, guarda che è mattina! Ti devi svegliare! Impa! Bentornato tra noi, Terrako.